il patron della SPAL, Simone Colombarini. Buongiorno. 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 Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno. Grazie chiaramente per aver accettato il nostro invito. Io non grazie posso che partire dai complimenti, perché scorgo la classifica, 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. Dopo 12 partite già avete messo un considerevole più 4 tra voi e la zona salvezza, cioè stare davanti a squadre che come Bologna e Udinese hanno, mi consenta di dirlo, patron, una tradizione anche in Serie A superiore e diversa dalla vostra. Immagino che siete soddisfatti. No, sicuramente siamo molto soddisfatti per quella che è la nostra posizione di classifica in questo momento. Per quanto riguarda i punti, ne abbiamo fatti tanti nella primissima parte del campionato e diciamo che se mi avesse chiesto come sarebbe stata la classifica all'inizio del campionato, sarei stato ben contento di questa. Un mesetto fa avrei sperato di arrivare a questo punto con qualche punticino in più, però il gioco c'è, siamo una squadra che si è un po' rafforzata rispetto all'anno scorso, al limite delle nostre possibilità, e oggi siamo secondo me un po' più concreti, quindi abbiamo raccolto un po' più di punti dove magari l'anno scorso avremmo fatto fatica a vincere o a pareggiare le partite dove abbiamo raccolto punti quest'anno. Certo. Sì, io volevo farle una domanda perché quanto riguarda ovviamente il campionato più in generale. Adesso il Napoli è il secondo posto, la Juventus al primo, e è ancora aperto, c'è ancora possibilità per le squadre che sono rimaste più giù, per esempio l'Inter, che sappiamo come è andata a finire contro l'Atalanta. Cioè, questo campionato lascia ancora del margine di scoprire cose nuove oppure è già tutto deciso secondo lei? No, beh, tutto deciso no, anche perché di posizioni, cioè non si lotta solo per vincere il campionato, ma per la Champions League, per l'Europa League, quindi sono tante cose per cui lottare. Per la vittoria del campionato io credo che onestamente non è che adesso è tutto deciso, perché 6 punti non sono poi tanti, però la Juventus ha qualcosina in più delle avversarie, quella è abituata a vincere, quest'anno si è rinforzata con l'acquisto di un giocatore come Cristiano Ronaldo, quindi credo che ci siano poche possibilità per le altre squadre di lottare per vincere il campionato. Poi per tutte le altre posizioni è aperto, ovviamente oggi Napoli e Inter hanno qualcosa in più del resto del lotto per quanto riguarda la Champions League, però il campionato diciamo è ancora lungo e qualcosa può cambiare. Poi ci sono squadre che a gennaio faranno operazioni, non lo so, ecco, qualcuno si può rinforzare e qualcun'altra meno. Comunque credo che alla fine i nomi che ha fatto sono quelle che lotteranno per le prime posizioni. Ciro, sei ancora con noi, vero? Sì, ci sono. Ciro, senti, hai una domanda per il patron? Sì, approfitto per chiedergli di Meret, che loro hanno avuto per una stagione intera alla spalla, ha disputato 13 presenze. A Napoli ci sono delle voci per cui lui abbia una sorta di predisposizione agli infortuni. È vero che quello di Di Maro fu un colpo traumatico, uno scontro con Mezzoni, quindi la sfortuna, c'è poco da riflettere, però se alla base c'è veramente questa predisposizione, visto che anche con loro non ha disputato l'intero campionato ma solo 13 presenze perché le altre era indisponibile. Sì, con noi aveva fatto tutto il campionato di Serie B l'anno precedente ed è stato uno dei protagonisti che ci ha permesso di vincere poi il campionato e di arrivare in Serie A. In Serie A purtroppo è partito male perché ha dovuto subire un intervento durante il periodo estivo e quindi è partito in ritardo e poi ha avuto un infortunio sulla finale del campionato, per cui l'intervento diciamo è stato probabilmente non gestito benissimo dal punto di vista della tempistica, per cui ha perso, mi sembra, fino a dicembre, se non addirittura a gennaio, non ha giocato per questo motivo, però è un intervento all'inguine non legato ad un infortunio ma ad una situazione congenita che si era un po' trascurata all'inizio e poi si è deciso di intervenire. Poi il giocatore era di proprietà dell'Udinese, quindi non potevamo poi dire più di tanto, e dopo ha avuto un infortunio sulla finale del campionato, per cui ha dovuto saltare le ultime 3 partite. No, è un giocatore che secondo me è veramente molto forte, perché è un portiere determinato, ha un fisico e una reattività eccezionali ed è sempre sul pezzo. Per noi è stato importantissimo per consentirci sia di vincere il campionato in Serie B che poi di salvarci in Serie A. Lui, come avete detto voi,
questo infortunio è stato un evento traumatico, quindi si parla di frattura, non è una questione legata a problematiche fisiche. Secondo me quello che ha avuto in passato è stato superato, quindi spero di vederlo anch'io più presto in campo, perché comunque è un giocatore che ci ha dato tanto, si è sempre comportato benissimo, siamo anche legati a lui e alla sua famiglia, quindi ci fa piacere vederlo giocare in una squadra importante come è Napoli, e io vi auguro che possa dare al Napoli tutto quello che ha dato alla SPAL nei 2 anni che è stato con noi. Simone, io le tratteggio, mi permetto di usare questo termine, una sorta di quadro di mercato. C'è un calciatore che attualmente è alla SPAL, un classe 93, che fa delle partite meravigliose, del quale si dice che ci siano le attenzioni di grandi club, soprattutto uno che si chiama Napoli, perché ci sono dei rapporti particolarmente intensi tra il direttore sportivo di questa squadra, che si chiama Cristiano Giuntoli, e quello della SPAL, che si chiama Davide Vagnati, che è uno dei più bravi in assoluto in Italia dal mio punto di vista, e che se il Napoli dovesse avere particolari necessità è una potenziale trattativa che potrebbe decollare già nel mese di gennaio, anche perché c'è il gradimento tecnico da parte anche di un mostro sacro che si chiama Carlo Ancelotti. Simone, lei nega tutto, mi conferma qualcosa? No, beh, io posso dire che Lazzari è un giocatore che in questi anni, pensiamo, è l'unico che è con noi fin dalla nostra esperienza precedente alla Giacomense, quindi è con questa società da questo è il 6° anno. E ha avuto una crescita eccezionale, è cresciuto con noi. 5 assist già in stagione, parliamo di una cosa quasi quest'anno, folle. Pensare che tutti i tecnici o molti dei tecnici degli addetti ai lavori avevano il dubbio che ogni volta che la SPAL è salita di categoria, che Lazzari potesse essere un giocatore idoneo alla categoria che la SPAL si apprestava a cominciare. Quindi quando siamo stati promossi dalla seconda divisione alla prima, diciamo, ma Lazzari farà fatica in prima divisione, in Serie B non ne parliamo, non vedrà neanche un pallone, Serie A proprio non c'è. E invece lui è cresciuto anche più di noi, perché oggi credo che quello che sta facendo vedere possa far sì che legittimamente possa ambire, aspirare ad una società che lotta per posizioni diverse dalla nostra, un qualcosa che la SPAL difficilmente potrà dargli. Quindi io penso che con l'interesse legittimo di un grande club, poi che sia il Napoli, che sia una squadra straniera o qualcun altro, io questo non lo so, però credo che legittimamente ci si possa poi sedere attorno a un tavolo e trovare la situazione migliore per la SPAL, per il giocatore. Con lui abbiamo un ottimo rapporto, aperto, franco. Tra le altre cose, mi permetto di dire che anche un procuratore, Augusto Carpegiani, che è una persona molto gradevole, con la quale si può lavorare, secondo me, in maniera opportuna, tra le altre cose. Ma sì, sicuramente. Noi ci siamo sempre trovati in completo accordo con il giocatore, il procuratore, in tutte le mosse che abbiamo fatto. Sappiamo, ci rendiamo conto che Lazzari sta facendo un qualcosa che lo può e lo deve far aspirare a un qualcosa in più di quello che la SPAL gli può dare. Quindi è normale che ci sia l'attenzione di grandi club. Io non mi occupo delle di mercato, quotidiane di mercato della SPAL, se ne occupa Vagnati, e gli ho detto di tenermi aggiornato solo quando ci sono delle trattative concrete e ben avviate. Al momento Vagnati non mi ha detto ancora nulla, quindi credo che se c'è qualcosa sia una manifestazione di interesse che magari può esserci anche da altre squadre. Noi l'unica cosa che le posso dire è che siamo... Vabbè, lei sa comunque dell'interesse del Napoli, non è mica un mistero, voglio dire. Ma io leggo i giornali, quindi... Vabbè, immagino le faccia piacere sapere che il Napoli sta seguendo Lazzari, no? Certo, tra le altre cose. Certo. Vabbè, ma quando si parla di top team in Italia non ce ne sono tanti. Direi. Ma a naso, se le dicessero che oggi Lazzari vale 20 milioni, lei dice, ma secondo me qualcosa in più, oppure, ok, ci siamo. Stai buttando proprio le basi della contrattazione. No, dai. È così, per capire. La stessa domanda mi era stata fatta da qualche vostro collega un paio di mesi fa e io stesso avevo indicato una cifra attorno ai 20 milioni, ho detto per meno di 20 milioni non ne parlerei neanche. Perfetto. Oggi diciamo che rispetto a un mese e mezzo fa ha fatto vedere ancora qualcosa in più. Quindi si è alzata un po' la cifra. Qualcosa in più, però diciamo che insomma
L'idea è quella lì. Le cifre per potrebbero essere attorno a quelle lì, poi si può, poi dipende dalle squadre. Si può ragionare, insomma. Ecco, non è una cosa che mi sento di dire è che sicuramente noi Lazzari lo vogliamo comunque tenere nella nostra rosa almeno fino a giugno, perché per noi. Quindi a gennaio non se ne parla. No, non credo proprio. Gennaio, cioè noi abbiamo bisogno e vogliamo a tutti i costi salvarci quest'anno. Un giocatore come Lazzari è troppo importante per farci raggiungere questo obiettivo. E la Serie A vale più di 20 milioni. Certo. Sono certo che però il collega Troise sta fremendo dalla voglia di farle una domanda. Prego, Ciro. No, me l'ha bruciata perché gli volevo chiedere di gennaio. Però a questo punto Devion con un cambio di direzione, come si fa nel calcio, chiedo se ha visto la nazionale nella partita d'andata contro il Portogallo, ora sabato ci sarà proprio il ritorno, se si aspetta, si immagina che può trovare ancora spazio in nazionale, può essere riconsiderato da Mancini? Guarda, io credo che si parla sempre tanto per quanto riguarda i Lazzari di modulo, cioè lui con noi ha giocato praticamente sempre come quinto di difesa a destra, poi con la possibilità di spingere fino a fare l'ala, e i tre assist che ha fatto in queste ultime due partite dimostrano proprio questa sua propensione. La nazionale, cioè Mancini gioca con un modulo diverso dove deve adattare un po' le sue caratteristiche, ma io penso che i grandi giocatori alla fine riescono poi a trovare il loro spazio con qualsiasi modulo. Mancini io credo che sia in una fase in cui sta cercando di valutare il maggior numero di calciatori, certo, possibili, e poi prima o poi dovrà arrivare ad una decisione a ridurre un po' la rosa dei nomi ad un numero un po' più ristretto di quelli che ha convocato in queste ultime tre o quattro uscite. Io penso che un giocatore come Lazzari non possa star fuori da una rosa dei 25-26 giocatori da tenere in considerazione per le prossime manifestazioni. Patrono, davvero complimenti per lo straordinario lavoro che fate. Il nuovo stadio è un gioiello meraviglioso. Avete anche una curva che, tra le altre cose, è molto anche amica dei supporter del Napoli. C'è stato. Ve la invidiamo, diciamo. No, lo stadio è meraviglioso. Lo stadio è veramente qualcosa di meraviglioso. Le faccio davvero i miei più forti complimenti e l'invito chiaramente a continuare a lavorare così, perché siete un modello. No, vi ringrazio per le parole, noi ci teniamo veramente tanto a fare anche bella figura quando le altre squadre vengono da noi. Certo. Per quanto riguarda i nostri tifosi, io so che il motto che gira nella nostra curva è rispettiamo chi ci rispetta, quindi se le squadre che vengono a Ferrara non mostrano ostilità verso di noi, non c'è nessun motivo per non ricambiarli con la stessa merce, quindi sono tutti benvenuti indipendentemente dalla provenienza territoriale. Io credo che uno dei motivi che mi rende più orgoglioso dei nostri tifosi è quello che non sono mai stati mossi verso di loro nessuna accusa di discriminazione di territoriale, di razza e di nessun tipo. Certo. Quindi questo mi rende orgoglioso. Poi è ovvio che i derby sono sentiti. Ah, beh, ci sta, insomma, voglio dire, il sale. Sì. All'interno di un comportamento sportivo, però so che tutti i tifosi di Napoli sono stati contentissimi di come sono stati ricevuti a Ferrara e spero che, anzi sono convinto che sarà così, così come siamo stati contenti noi dell'accoglienza ricevuta a Napoli. Quindi ci vedremo poco prima di Natale sì. E poi ci rivedremo ancora verso fine campionato. L'aspettiamo, patron, grazie per essere stata con noi. In bocca al lupo per sabato, voi dite però. Sì, in bocca al lupo per sabato, bello forte. So, l'anno scorso un piccolo piacere ve l'abbiamo fatto. Ci regali questa gioia. D'accordo. Un saluto. Grazie.